Una tregua e poi di nuovo maltempo. Ieri la pioggia ha dato qualche ora di respiro, troppo poco per le migliaia di persone che guardano con preoccupazione la piena del Tamigi, mai vista così da 60 anni. Decine di case sono inondate e la pioggia incessante degli ultimi giorni è stata accompagnata da venti fortissimi, tanto da far scattare l'allarme rosso. Decine di migliaia di abitazioni sono ancora al buio, alcune non hanno nemmeno più un tetto e si registrano forti disagi nei trasporti, in particolare quelli ferroviari. E dopo una giornata di pausa, sul paese si abbatte una nuova perturbazione con piogge abbondanti per tutto il fine settimana e venti ad almeno 100 km all'ora. Alberi divelti, cavi elettrici a terra, lo spettacolo è di devastazione totale in alcune regioni del sud, nelle quali le piogge di febbraio hanno fatto seguito a un mese di gennaio, i cui valori pluviometrici erano già da record.